in ogni tempo, in ogni epoca, in ogni cultura. L'acqua è sempre stata la ricchezza principale. E Roma non faceva eccezione. Per i romani era fondamentale che tutte le loro città avessero acqua in abbondanza e la più pura possibile. Per riuscirci, disseminarono l'impero di ardite opere di ingegneria, destinate al trasporto dell'acqua dalle più ricche sorgenti di montagna alle città. Costruzioni impressionanti, ineguagliate fino a oggi, molte delle quali, malgrado siano passati secoli, sopravvivono ancora. Anno 29 avanti Cristo. L'imperatore Augusto diventa signore assoluto di Roma e si imbarca nell'ardua missione di riorganizzare l'impero che ora è sotto il suo controllo. Parte della sua strategia di ristrutturazione del territorio prevede la fondazione di una grande città nella provincia Narbonense, la colonia Nemausus. Diventerà un centro nevralgico con una popolazione stimata di 60.000 abitanti. Senza dubbio, Nemausus fu una grande città. I resti ancora visibili nell'attuale Nîmes non lasciano spazio a dubbi. Una città di tali dimensioni e così popolosa doveva poter contare su una grande riserva d'acqua. I romani sapevano che c'era una sorgente proprio nel luogo designato per la fondazione. Una sorgente considerata sacra dai Celti e che alimenta ancora oggi i canali di questo parco. Uno dei parchi pubblici più antichi d'Europa. Oltre a questa sorgente, i romani disponevano di un grande corso d'acqua a soli 5 km a nord, il fiume Gar. Per molti altri popoli tutto ciò sarebbe stato più che sufficiente, ma per i romani la portata della sorgente non bastava e la qualità dell'acqua del fiume non era quella desiderata. Servivano fonti d'acqua purissima e con una grande portata. Fonti che fossero in grado di rifornire una popolazione numerosa che di certo avrebbe continuato a crescere nei secoli a seguire. I romani le cercarono e le trovarono qui, a Uzès. Le sorgenti dell'Eure, così abbondanti che ancora oggi, 2000 anni dopo, mantengono un flusso potente e una qualità straordinaria, proprio come i romani avevano previsto. Le sorgenti dell'Eure tengono in vita un paesaggio di straordinaria bellezza. Da centinaia di anni, migliaia di persone vengono a godersi questo splendido luogo. Ma le sorgenti erano a 21 km in linea d'aria dal sito designato per la città. Inoltre,
il territorio a nord di Nîmes era molto impervio e tra la città e le sorgenti si estendeva la profonda gola del fiume Gard, che andava attraversata obliquamente. Come far arrivare l'acqua da così lontano, superando gli ostacoli posti dal territorio? Gli ingegneri romani avevano la soluzione. Avrebbero costruito un canale, avrebbero costruito un acquedotto. Furono convocati i migliori ingegneri. Bisognava progettare e costruire in fretta. La città non poteva sorgere senza disporre di quella risorsa vitale. Ma prima di tutto bisognava verificare che il sito scelto per la città fosse adatto. Gli ingegneri urbanisti attendevano con ansia di sapere dagli ingegneri ambientali che il sito fosse idoneo. O aspettavano un'alternativa in caso di esito negativo della verifica. Gli ingegneri romani conoscevano perfettamente i sistemi di elevazione e pompaggio dell'acqua per vincere la gravità. Tuttavia, per gli acquedotti di simili dimensioni, era impensabile basarsi su di essi. Gli ingegneri sapevano che era molto più intelligente sfruttare la forza di gravità piuttosto che combatterla. Perciò la città doveva essere costruita più in basso rispetto alle sorgenti. Di conseguenza, la posizione andava stabilita in base alle distanze e alla pendenza scelta. Grazie alla loro esperienza nella costruzione di canali, gli ingegneri romani sapevano che una scarsa pendenza avrebbe dato luogo a un flusso esiguo e all'accumulo di sedimenti che alla lunga avrebbero intasato l'acquedotto. E che, al contrario, una pendenza eccessiva avrebbe generato un flusso troppo impetuoso che avrebbe eroso e danneggiato la conduttura. Per evitare questi problemi, bisognava restare all'interno di parametri molto precisi, non meno di 10 cm di inclinazione per chilometro e non più di 50 cm. Questa era la regola fondamentale da rispettare. Per farlo, occorrevano un quadro preciso della topografia del luogo e la capacità di superare enormi sfide. Con questi dati, distanza e pendenza, si potevano calcolare facilmente. La città doveva essere situata a 54,8 metri sul livello del mare, cioè 4,2 metri sotto l'altezza della sorgente. Ma la distanza in linea retta e il dislivello totale non si consideravano. Costruire un acquedotto in linea retta avrebbe presupposto la realizzazione di decine di chilometri di arcate e tunnel per attraversare montagne e valli. Una cosa inimmaginabile. Per evitarlo, bisognava adeguarsi al terreno. Ciò significava aumentare di molto la lunghezza e all'aumentare della lunghezza sarebbe diminuita l'altezza del punto d'arrivo. Ma come adattarsi al terreno? Quale percorso scegliere? Quello più adeguato salta subito all'occhio se tagliamo il terreno con un piano orizzontale che parte dall'altezza delle sorgenti e raggiunge la zona scelta per la città. E questo i romani lo sapevano bene. Questa linea di intersezione con il terreno indicava il percorso ideale e naturale. Inevitabilmente emergevano difficoltà da superare e la necessità di trovare soluzioni per alleggerire i lavori e abbattere i costi. A volte scegliendo percorsi alternativi, a volte scavando gallerie, altre ancora costruendo arcate. Ecco cosa andava tenuto in conto, rispettando sempre il limite della pendenza per ottenere finalmente il dato più prezioso, l'altezza del punto di arrivo dell'acqua. La città doveva necessariamente trovarsi sotto questa altezza per essere rifornita d'acqua per effetto della gravità. Ma come hanno fatto i romani a calcolare tutto questo in un territorio così aspro ed esteso?
Era un'impresa non da poco. Come ci sono riusciti? Sappiamo che hanno dovuto elaborare una mappa precisa. Con l'aiuto della diottra, uno strumento ottico, gli ingegneri hanno misurato gli angoli orizzontali delle cime delle montagne, i vertici geodetici. I topografi romani dovevano segnare le cime dei monti e altri punti di riferimento del territorio che desideravano misurare. Poi puntavano la diottra verso ciascuno di essi e misuravano gli angoli orizzontali che si formavano rispetto alla loro posizione. Ripetendo l'operazione da una moltitudine di punti diversi, ottenevano un insieme di triangoli di cui conoscevano gli angoli. Poi, con la trigonometria, nata con Ipparco di Nicea, calcolavano le distanze. Con queste informazioni era possibile costruire una mappa accurata del territorio. Oggi questa scienza si chiama geodesia. I romani, nel nostro caso, dovevano anche costruire un canale. Perciò hanno dovuto misurare anche gli angoli verticali tra i vertici dei triangoli e tra questi e i fondovalle. È così che sono riusciti a calcolare le altezze di tutti gli elementi di interesse, includendole nella loro mappa del territorio. Una mappa molto completa, contenente distanze e altezze. È con questi dati che venivano calcolati e decisi il percorso dell'acquedotto, i terreni da attraversare in ogni sezione, la migliore soluzione tecnica per ogni caso, le risorse da impiegare e il numero di tunnel e di arcate che sarebbero stati necessari. In sintesi, l'opera nella sua interezza. Si poteva finalmente stabilire il dato più importante per gli urbanisti romani: la posizione più adatta per costruire la città. Garantita la fornitura idrica, si poteva informare Augusto del fatto che la fondazione della nuova città era possibile. Roma doveva approvare le spese, fornire i fondi necessari, nominare i responsabili dei lavori e i gestori delle risorse. La precisione necessaria per definire il percorso di un acquedotto come quello di Nîmes stupisce gli ingegneri moderni. Ma tracciare il percorso era solo l'inizio. Per costruire le condutture, erigere le arcate, perforare le montagne, gli ingegneri dovevano disporre di una vasta gamma di nozioni, tecniche di costruzione ed esperienza. Siamo alle fonti dell'Eure. L'acqua si raccoglieva qui, alla sorgente, in un pozzetto e veniva incanalata verso una conduttura interamente chiusa. Il canale proseguiva per tutto il percorso dell'acquedotto, fino alla fine. Un canale abilmente progettato per resistere allo scorrere dell'acqua e del tempo. Frutto di raffinate e meticolose tecniche costruttive, il canale scorreva sottoterra per la maggior parte del percorso. Che tecnica si seguiva in questi casi? Si apriva un fossato a cielo aperto. Al suo interno si collocava una distesa di pietre grezze e poi un massetto di Opus Cementitium, il famoso cemento romano. Poi si innalzava una casseratura di legno per costruire le pareti laterali con piccoli blocchi e calce. Per chiudere il canale, al fine di proteggerlo dalle intemperie e dalla luce, si costruiva una volta in muratura e calce usando una centina, la struttura per sostenere la volta. Il canale si impermeabilizzava con una malta speciale. E, da ultimo, la struttura si ricopriva di terra.
Le dimensioni finali del canale permettevano il passaggio della portata desiderata. E ci stava tranquillamente una persona, cosa importante per i lavori di manutenzione. Qui a Uzès abbiamo i resti di un canale sezionato che rivelano perfettamente le caratteristiche della tecnica costruttiva. Sotto al massetto non si vedono, ma ci sono le pietre grezze. Le pareti sono fatte in muratura e calce, così come la volta. E qui c'è la malta impermeabilizzante. L'impermeabilizzazione dell'acquedotto era molto importante perché le perdite non solo causavano una riduzione del flusso, ma potevano anche danneggiare la struttura. Questa malta, ottimo impermeabilizzante, era fatta di calce e ceramica macinata, di norma mattoni o piastrelle. Si chiamava Opus Signinum e qui la vediamo perfettamente. Gli ingegneri hanno messo un cordone di questa malta nei giunti cementizi, che erano gli elementi più a rischio di perdite, soprattutto a causa della dilatazione. Questo cordone risolveva perfettamente il problema. Notiamo che la superficie delle pareti è coperta da questa specie di vernice rossa. La troviamo su tutta la conduttura dell'acquedotto. Non sappiamo a cosa servisse, ma c'è chi ipotizza che avesse una funzione battericida. Non lontano dal punto di raccolta, troviamo un'interruzione nella forma lineare del canale. A un odierno addetto ai lavori, la sua funzione appare subito chiara. L'acqua arrivava qui, dalle sorgenti, e trovava prima uno slargo, questo pozzetto, poi una deviazione. Da questi segni incisi nella pietra, capiamo che c'erano delle paratoie. È chiaro che se chiudiamo questa paratoia e apriamo quest'altra, l'acqua devierà, lasciando l'acquedotto senza flusso. Possiamo quindi ricostruire con facilità il suo funzionamento. Le paratoie non servivano solo per deviare l'acqua e lasciare a secco l'acquedotto, ma anche per regolarne il flusso cambiando direzione. Da qui il canale continua fino a Nîmes, affrontando gli ostacoli orografici. Le alternative al corso naturale di un fiume possono essere numerose. Se a volte torna utile allungare il percorso per superare degli ostacoli, altre volte può giovare accorciarlo con la creazione di un tunnel. Per costruire le gallerie dell'acquedotto di Nîmes, gli ingegneri romani delimitavano le sezioni. Poi le picchettavano e infine scavavano pozzetti a intervalli regolari. Giunti al fondo di un pozzetto, scavavano il canale in entrambe le direzioni, spostando i picchetti con l'aiuto di piombini. Questi sono i resti di una delle gallerie dell'acquedotto di Nîmes. Qui c'era il canale coperto, ma poi è stato distrutto. Qui abbiamo un primo pozzetto. E in questo punto possiamo vedere come, a partire dai pozzetti, gli operai, poco a poco, si siano aperti un varco con martelli e picozze, per poi rifinire il tutto. Tra i due pozzetti si incontravano le squadre di scavo,
Una arrivava da questa parte, la seconda da quest'altra. Questo indica che siamo in un punto d'incontro. Per realizzare tutto ciò, era essenziale fare attenzione al livello del suolo, la chiave del successo del canale. La pendenza doveva essere costantemente controllata e bilanciata rispetto all'altitudine dei punti d'entrata e di uscita. Per riuscirci, era indispensabile controllare meticolosamente i livelli, regolandosi soprattutto con quello dell'acqua. A volte, per oltrepassare le valli, gli ingegneri romani costruivano arcate. Il loro scopo era mantenere il canale sopraelevato per superare l'ostacolo, senza variare la pendenza. Le arcate si costruivano con blocchi di pietra o altri materiali ed erano progettate ad hoc in base agli ostacoli del luogo. Per la chiusura della conduttura, in questi casi, gli ingegneri sostituivano le volte con una copertura piatta realizzata con grandi lastre squadrate di pietra. Nelle zone più impervie che l'acquedotto di Nîmes ha dovuto attraversare, vediamo alcune delle arcate costruite per superare dei burroni. Una è qui, alle mie spalle. È realizzata in muratura e riempita di cemento romano. Possiamo vederlo grazie al fatto che il ponte è danneggiato. Per quanto strano, questo ponte ha avuto problemi già in epoca romana. Dal rivestimento si evince chiaramente che c'erano infiltrazioni e quindi è stato necessario rinforzarlo con un nuovo muro esterno. Sopra le arcate ci sono i resti del canale, che conserva tutte le caratteristiche che abbiamo elencato, tranne la copertura, che è andata perduta. Vediamo perfettamente le pareti. Qui l'opus signinum. E qui qualcosa di nuovo, la concrezione calcarea. Si forma dal carbonato di calcio disciolto nell'acqua, che poco a poco si deposita sulle pareti del canale. È lo stesso fenomeno che crea le stalattiti e le stalagmiti nelle grotte. Il grande spessore di questa concrezione calcarea dimostra che l'acquedotto di Nîmes è stato in funzione per centinaia di anni. È un'emozione ammirare così da vicino quest'opera, il maestoso acquedotto di Nîmes che, nonostante sia stato abbandonato per quasi 2000 anni e sottoposto all'inesorabile aggressione del tempo, resiste ancora. A questo punto siamo in grado di apprezzare appieno la grandezza di questo progetto colossale. L'acquedotto di Nîmes si snoda lungo un percorso di ben 52 chilometri. Per superare gli ostacoli è stato necessario costruire più di 2600 metri di condutture sopraelevate, sfruttando almeno 13 tipi di arcate diversi per caratteristiche e dimensioni. E sono stati realizzati più di 500 metri di tunnel, tutti dotati di pozzetti propri. Un'opera colossale che, malgrado tutto, è stata completata in pochi anni. È incredibile. E non abbiamo ancora parlato di una delle grandi difficoltà legate alla costruzione dell'acquedotto di Nîmes, l'attraversamento della gola del Gard. Thank you.
Il percorso è stato calcolato scegliendo il punto più adatto. Malgrado ciò, l'impresa era colossale. Bisognava colmare un'altezza di 49 metri e una distanza di 360. Come vedremo più avanti in questo appassionante documentario, i romani avevano a disposizione varie soluzioni per risolvere il problema. A Nîmes, tuttavia, hanno optato per quella più audace e allo stesso tempo la più scenografica. Il Ponte del Gara, tre serie di arcate tra le più belle e colossali dell'impero. Formato da circa 11.000 blocchi di pietra, per la maggior parte da 6 tonnellate, esso si erge imponente come un edificio di 16 piani. 50.400 tonnellate di pietra. Gli ingegneri romani progettarono ed eressero una struttura straordinaria che doveva resistere alle devastanti sollecitazioni causate dai venti e dalle frequenti inondazioni del Gara. Tale è stato il suo successo che 20 secoli dopo è ancora qui. Da qui, 50 metri sopra il fiume Gar, la vista è mozzafiato. Ogni giorno centinaia di visitatori vengono a godere di questa meraviglia. Ci troviamo nella conduttura, che in alcuni tratti è priva dell'antica copertura. Da questa posizione possiamo apprezzare le tecniche costruttive che abbiamo già elencato. Il massetto, con la sua pendenza impercettibile a occhio nudo. L'impermeabilizzazione. La concrezione calcarea. Qui si vede molto bene lo strato di vernice rossa che copriva la malta impermeabilizzante. Poco più avanti, sul bordo inferiore, si scorge il cordone. Una cosa inusuale è questa alterazione nella concrezione calcarea. La presentano tutti i sedimenti calcarei dell'acquedotto di Nîmes. Un'ipotesi è che per un certo periodo la temperatura fosse cambiata notevolmente, lasciando il segno di tale cambiamento nella concrezione. Ma forse questo mistero non avrà mai soluzione. Così l'acquedotto di Nîmes, dopo 52 km di percorso, superando tutti gli ostacoli e mantenendo la leggera pendenza, raggiunge la meta. Il punto di destinazione dell'acqua che doveva alimentare l'antica Nemausus. La meta era questa, presso Rue de la Lampèse, nell'odierna Nîmes. Siamo a 21 km in linea d'aria dalle fonti dell'Eure, ma solo 12 metri e 30 centimetri più in basso. La città doveva trovarsi necessariamente sotto a questo livello. E questo è il luogo di arrivo e di distribuzione dell'acqua. Il Castellum Divisorium. L'acqua entrava da qui, con una portata di quasi 36 milioni di litri al giorno.
Ogni litro d'acqua che usciva da questa bocca impiegava 12 ore per percorrere i 52 chilometri che lo separavano dalle fonti di Uzès. Il Castellum Divisorium, come suggerisce il nome, aveva il compito di raccogliere l'acqua e distribuirla alla città tramite varie condotture. Ciascuna di esse era destinata a un uso specifico e a un diverso quartiere. Una volta garantito il flusso per gli usi prioritari, il resto dell'acqua veniva evacuato tramite tre tubi verticali inseriti in questi tre fori. Questo consentiva di mantenere un flusso minimo di acqua nel sistema fognario della città. Il flusso ne garantiva la pulizia costante, prevenendo malsani e ristagni, per evitare non solo i cattivi odori, ma anche e soprattutto le malattie. L'acquedotto di Nîmes è uno dei tanti costruiti dagli antichi romani per garantire l'approvvigionamento idrico alle loro città. Il vasto territorio dell'impero romano è ricco di esempi meravigliosi, ciascuno dei quali è una prodigiosa soluzione tecnica a una serie di sfide e problemi. Ciò che abbiamo appreso studiando l'acquedotto di Nîmes ci permetterà ora di capire e apprezzare appieno gli altri straordinari esempi che vedremo. A partire da Thiermes, una piccola città dell'antica Celtiberia, al centro della penisola iberica. Thiermes è annidata in un territorio d'alta quota caratterizzato da un clima continentale estremo, estati calde e inverni molto freddi. Povera di terreni agricoli, forse la città viveva di pastorizia e, più probabilmente, di attività commerciali favorite dalla posizione strategica all'incrocio tra importanti vie di comunicazione. Thiermes è sempre stata una piccola città. Per quanto ne sappiamo, l'unico luogo pubblico destinato agli spettacoli era una spianata davanti a questa gradinata. Come vedete, è rozzamente scavata nella roccia e può ospitare appena un centinaio di persone. Se i romani hanno edificato sull'antico centro celtiberico è solo perché a circa 4 chilometri di distanza, in linea retta verso sud-ovest, ai piedi della sierra, c'era una copiosa sorgente d'acqua di ottima qualità. Gli ingegneri romani hanno progettato un canale di circa 6 chilometri che si faceva strada lungo un terreno tortuoso pieno di affioramenti rocciosi. Qui è tutto roccioso. È tutto scavato nella roccia o poggia su di essa. E l'acquedotto non fa eccezione. Gran parte della conduttura è scavata direttamente nella roccia. Dalla forma singolare si deduce che era coperta da lastroni o più probabilmente da assi di legno. E lo stesso vale per questo pozzetto di deviazione. Possiamo notare che anche la piccola paratoia che deviava o controllava il flusso è fatta di roccia. Sul lato sud della città c'è un tunnel ben conservato. Ha una lunghezza di quasi 200 metri. Presenta una caratteristica molto rara. Notiamo infatti che i pozzetti hanno una rientranza sul fondo, che fungeva da sabbiera.
In altre parole, un contenitore che raccoglieva i sedimenti solidi trascinati dall'acqua. Questo metodo di separazione delle particelle insolubili si chiama decantazione. Perciò queste sabbiere sono una sorta di decanter. Tiermes era una città piccola e poco importante, eppure fu dotata di un acquedotto rilevante per caratteristiche e sforzo costruttivo. Ciò dimostra quanto fosse importante per i romani disporre di acqua pura nelle loro città. E Tiermes non fu un'eccezione. Tutto l'impero era disseminato di piccole città dotate di acquedotti straordinari. Vediamo un altro esempio a conferma di questo. A soli 250 km da Tiermes troviamo un acquedotto tra Albarracín e Ceia. Ceia era una piccola città romana. Si trovava nel bacino del fiume Ebro, ma la sorgente scelta era situata nel bacino del fiume Turia. Si decise di costruire un acquedotto lungo 25 km per portare l'acqua da un bacino all'altro. Una delle più antiche operazioni di travaso idrico mai realizzate. L'acquedotto di Albarracín è una delle tante meraviglie dell'antichità dimenticate o sconosciute. Considerata la particolarità del territorio, la realizzazione dell'opera deve aver richiesto un enorme impiego di fondi, oltre a notevoli sforzi, sia fisici che mentali. All'inizio del percorso, le scarpate rocciose hanno reso necessaria la costruzione di gallerie a poca distanza dai versanti. Seguendo quella serie di finestre, possiamo risalire al percorso delle gallerie. Data la friabilità della roccia, realizzare un canale sulla superficie della scarpata era da escludere. Per lo stesso motivo era difficile costruire pozzetti, che sono stati sostituiti da finestre. Piuttosto rare negli acquedotti. Basta fare una passeggiata per rendersi conto di quanta audacia abbiano avuto i romani nel realizzare questo progetto. Per pianificare un percorso così complesso e scavare le gallerie in un terreno così ripido e non facile da raggiungere, ci vuole davvero tanto coraggio. Se pianificare il percorso non è stato facile, costruire l'opera lo è stato ancora meno. Non dimentichiamoci che la consistenza di queste rocce è inadeguata.
Basti notare che sono state installate queste reti per evitare che cadano massi. Chilometri più a est, l'acquedotto svoltava improvvisamente verso il nord-est. Si doveva attraversare un grande altopiano prima della meta. Aggirarlo non era possibile, perché era il confine naturale che separava i bacini dei fiumi Turia ed Ebro. C'era solo una possibilità: perforarlo. Ma questo significava scavare un tunnel di 5 chilometri e in seguito realizzare i relativi pozzetti. Un'opera di immensa difficoltà, un'impresa colossale. Eppure è stata realizzata. Al di là di quelle colline, ci sono le scarpate che abbiamo visto. Il canale tagliava questa valle esattamente lì, per poi arrivare all'altopiano, proprio in questo punto. Qui abbiamo un pozzetto. Ricordiamo che i pozzi servivano per eseguire lavori di manutenzione e che mentre l'acqua scorreva erano coperti. Invece, questo non è un pozzetto. Questo è uno sfioratore. Gli sfioratori sono dispositivi usati per smaltire l'acqua in eccesso che potrebbe danneggiare l'acquedotto. Dei 5 chilometri di tunnel, oggi sono accessibili solo 120 metri. Questi fori che vediamo sono presenti in tutti i tunnel e le gallerie dell'antichità. Servivano agli operai per poter illuminare la galleria e il punto in cui si trovavano. Qui troviamo una caratteristica molto diffusa negli scavi delle gallerie antiche. In questo punto i lavori si sono interrotti perché il terreno era troppo duro. Sicuramente gli operai hanno cercato una frattura naturale nel terreno per facilitarsi il lavoro. La galleria prosegue di qua. E qui ecco una diaclasi, cioè quel tipo di frattura della massa rocciosa causata da forze deformanti cercata dagli operai per agevolare i lavori di scavo. In questo pozzetto notiamo come il terreno sovrastante sia molto più inconsistente, cosa che obbligava gli operai a scavare poco a poco. Se la larghezza delle bocche dei pozzetti aumenta con l'altezza degli stessi, le aperture di quelli più profondi raggiungono dimensioni molto considerevoli. Questa apertura, ora chiusa, corrisponde a un pozzetto profondo 60 metri. Qui dentro ci starebbe un camion. La sola realizzazione di questo pozzo è già un lavoro impressionante.
Se la distanza media tra i pozzetti è di una cinquantina di metri, devono esserne stati realizzati circa 100. Molti di essi profondi 60 metri. Vale a dire 35.000 metri cubi di roccia scavata a mano. Un'impresa titanica. L'acquedotto di Albarracín Seia è una delle grandi opere dell'antichità che oggi sono pressoché dimenticate. Il frutto di grandi sforzi e di incredibile ingegno, degno di ammirazione e considerazione. Impossibile non apprezzare la decisione di realizzare un'opera così colossale per rifornire d'acqua una piccola città come Seia, che oltretutto disponeva già di una discreta fonte d'acqua. La fonte del fiume Xiloca. Questa è la prova inconfutabile del fatto che i romani non risparmiavano le forze per assicurarsi una fornitura costante e di qualità. Grazie all'interpretazione delle vestigia di alcune città e della loro storia, siamo stati in grado di risalire alle sorgenti d'acqua da cui erano rifornite, nonché alla lunghezza e al percorso dei loro acquedotti. Ma non sempre è così. A volte ci imbattiamo in acquedotti molto misteriosi. 100 chilometri a sud-est di Seia c'è l'enigmatico acquedotto di Celva. Prende il nome da questo piccolo borgo spagnolo dove si trova la parte conosciuta del percorso. Non ha potuto ricevere il nome della città che riforniva perché, ad oggi, non si sa ancora quale fosse. Quanto a risorse idriche, il borgo di Celva è privilegiato rispetto alla secca zona mediterranea in cui si trova. Ha così tante sorgenti naturali che esiste persino un percorso turistico per poterle visitare tutte. Con ogni probabilità, i romani sfruttarono una o più sorgenti per alimentare l'acquedotto. Questa in particolare, data la posizione in cui si trova, poteva essere molto utile. È la fonte della Gitana. Tra le foreste montane di Celva si possono ammirare importanti resti di arcate, molte delle quali sono andate distrutte, non perché non abbiano resistito alla prova del tempo, ma perché nel corso dei secoli i loro blocchi di pietra sono stati oggetto di saccheggi. Queste arcate sono perfettamente conservate. Furono costruite per oltrepassare questo burrone. Quando l'acquedotto non fu più utilizzato, le condutture furono distrutte e la struttura venne usata per secoli per il transito di muli e persone. Grazie a questa funzione e alla natura inospitale e inaccessibile del luogo, le pietre delle arcate non sono state saccheggiate. Per quanto pregiati, trasportare blocchi di pietra su questo terreno impervio sarebbe costata troppa fatica. Di sicuro, i costruttori che fecero arrivare qui questi pesanti blocchi di roccia da molto lontano non si fecero spaventare dalla fatica. E lo sappiamo perché i blocchi non sono fatti con rocce locali poco adatte per l'intaglio. Poco al di là di questo passo c'era la cresta della montagna. Per oltrepassarla, i romani optarono per una soluzione interessante. Per attraversare la cresta, i romani scelsero di costruire un tunnel. Ma la pericolosa fessurazione della roccia li costrinse a tagliare tutta la cresta fino in cima, per tutta l'altezza.
Del tunnel si sono conservati solo questi pochi metri. Si nota una grande quantità di crepe e fratture e l'inconsistenza della roccia. L'opera deve aver richiesto più lavoro di quanto gli ingegneri avessero previsto. Le difficoltà si notano in molte sezioni dell'acquedotto, dove magnifiche gallerie tagliano e perforano i pendii. Ignoriamo ancora perché l'acquedotto di Celva sia stato costruito, da quali fonti fosse alimentato gran parte del suo tracciato e a quale città fosse destinata la sua acqua. È lecito ipotizzare che la città di destinazione fosse l'antica Edeta, l'odierna Liria, dove sono state trovate le rovine di importanti complessi termali. Ma è solo una supposizione. Uno studio dettagliato, basato sulle regole di progettazione e livellamento degli acquedotti, potrebbe gettare luce sul mistero. Siamo alla fine del nostro excursus. In questo episodio abbiamo imparato cos'è un acquedotto, quali regole governano la sua progettazione e quanto sia difficile applicarle. Abbiamo riflettuto su quanto fosse importante realizzare mappe accurate per la pianificazione dell'opera, riuscendo a padroneggiare la scienza topografica. Abbiamo scoperto quante conoscenze tecniche servissero per costruire e impermeabilizzare i canali, perforare le montagne, erigere le arcate e distribuire l'acqua. E sappiamo che questi sforzi rispondevano alla necessità di fornire abbondanti flussi di acqua purissima alle città romane. Non a caso abbiamo visto acquedotti di ardua costruzione raggiungere città piuttosto piccole. Ora sì che capiamo appieno la frase di Plinio il Vecchio. Sono le acque a fare la città. Non si fondavano città in luoghi non raggiungibili dall'acqua di un'ottima sorgente. Ammirando queste opere e apprezzando gli sforzi compiuti per erigerle, rendiamo un meritato omaggio agli ingegneri e ai costruttori romani. Sono in qualche modo simboli del prometeico progetto dell'uomo: superare se stesso e dominare gli elementi, lottare faticosamente per raggiungere il proprio obiettivo. Gli acquedotti di Tiermes, Albarracín e Celva sono degni di ammirazione, anche se in realtà non sono opere monumentali. Persino il grande acquedotto di Nîmes impallidisce rispetto alle grandi imprese costruttive dei più colossali acquedotti del mondo romano. Esempi sbalorditivi e affascinanti. C'è veramente molto da approfondire. Ne parleremo nella seconda parte dei capolavori dell'ingegneria romana, gli acquedotti.